Ebbene sì, sono tornata e se ti sono mancata lasciami subito un pollice in su così me lo fai sapere. A parte gli scherzi, ecco una torta caprese al limone e cioccolato bianco, facilissima da fare, gluten free, completamente gluten free e dal risultato assicurato. Mi raccomando, ricordati di iscriverti al canale e di seguirmi su Instagram dove tutti i giorni puoi seguire le mie avventure. Ho messo nel mixer le mandorle pelate, a cui aggiungo lo zucchero a velo senza glutine e frullo il tutto, prima con dei pulse, fino a ottenere una farina piuttosto fine ed omogenea. Nella mia solita ciotolona metto le uova a temperatura ambiente, il sale e lo zucchero di canna integrale e comincio a montare il composto. Vado avanti per 5 minuti abbondanti finché il volume delle uova non sarà triplicato e la consistenza non sia proprio come questa, bella cremosa e spumosa. Ora passo al cioccolato. Io ne ho usato uno di buona qualità dove sono ben visibili i semi della vaniglia. Lo taglio al coltello finemente, ma si può tranquillamente utilizzare anche un mixer o la grattugia. Dopo aver lavato bene i limoni bio, ne grattugio la buccia e la tengo da parte. Mi raccomando che siano dei buonissimi limoni. Unisco alla cioccolata bianca la farina di grano saraceno a cui avevo già unito il lievito. Verso anche la farina di mandorle, aggiungo il limone. Unisco anche il bellissimo composto di uovo montato e l'olio. E anche se io mi sono scordata di filmare il momento, tu non ti scordare assolutamente di metterlo. Comincio a mescolare il tutto dal basso verso l'alto, molto delicatamente, fino a che il composto non sarà omogeneo. Verso il composto in una teglia da 24 cm, foderata la base con della carta forno e unta ai lati. Livello bene la superficie e in forno per i primi 5 minuti a 200 gradi, poi abbasso a 160 gradi e lascio cuocere per altri 45 minuti, forno statico. Una volta cotta la torta, la tolgo dalla teglia e la lascio freddare. Servo spolverizzata con dello zucchero a velo e accompagnata con una macedonia di fragole oppure con della frutta fresca. Se la ricetta ti è piaciuta, lasciami un like e alla prossima!